Allora, chi l'avrà detto? Vediamo un po' se lo scopre, beh, l'avrà letto. Secondo me è Confindustria. No, l'ha detto un signore, lei l'ha citato prima, che si è presentato in Parlamento, che ha fatto un una tantum per entrare in Europa, si chiama Romano Prodi. Allora, la domanda è questa. Beh, è la lista della spesa, tutte cose condivisibili. Sì, il messaggero. Condivisibili oggi, condivisibili una settimana fa, condivisibili un anno, 10, 20 anni fa. Possibile che siamo sempre alle buone proposte, ai buoni propositi? E serva ancora Romano Prodi, che voglio dire, è stato Presidente del Consiglio, seppur per un limitato periodo di tempo, ma due volte. Sì. No, perché tutte queste cose ci siamo sempre detti, bisogna farle, bisognerebbe, ma poi non sono mai state fatte. Cioè che le aziende italiane siano sottocapitalizzate, che bisogna sviluppare il mercato finanziario, che bisogna favorire le fusioni, ma questo lo sappiamo da anni. Anche il governatore della Banca d'Italia l'ha ridetto il 31 maggio, le aziende italiane sono troppo piccole, poco capitale, dunque quando vanno in banca sono più rischiose rispetto alle aziende tedesche, per esempio, dove l'imprenditore mette capitale. Certo. Il mercato del lavoro è meno flessibile. Ma Renzi ce le ha le carte per fare almeno 4 di quegli 8 punti? Beh, diciamo, la volontà sicuramente ce l'ha, la voglia ce l'ha, bisogna vedere se si ferma, si impantana, come dice lui, o se ce la fa a smontare tutte le resistenze di chi vuole mantenere e chi ci è riuscito in passato. Ma lei condivide l'idea che un po' Renzi si è creato attorno a sé, ma di essere un po' l'ultima spiaggia? Ma è un po' brutta sta cosa, siamo all'ultima spiaggia, perché poi tornare alle democrazie, quando le democrazie arrivano all'ultima spiaggia è un brutto segno. E poi comunque quando si governa ci vuole comunque un'opposizione, bisogna confrontarsi, bisogna essere giudicati per le cose che si fanno. Questo è importante. Certo. Allora, vado a leggere qualche messaggio, ne arrivano tanti copiosi. Arrivo. Sì. Come si spiega che in Germania gli stipendi sono più bassi rispetto all'Italia? Dice Sandra. No, non mi risulta che siano più bassi, veramente. Sono cresciuti meno, semmai. Sono cresciuti di meno. Beh, c'è una cosa fondamentale che non c'è in Italia. Forse l'Italia è l'unico paese. Cioè, in Germania gli stipendi sono legati alla produttività, cioè chi produce di più e meglio guadagna di più. Dunque le aziende che vanno bene distribuiscono parte dei profitti in stipendi. In Italia invece i contratti vengono fatti a livello nazionale, non a livello delle aziende. Certo. E vengono fatti indipendentemente dalla produttività. E dunque le aziende che vanno bene, le aziende che vanno male, alla fine pagano lo stesso stipendio. E questo crea una forte distorsione, non crea incentivo a produrre meglio, di più. E noi siamo rimasti l'ultimo paese, di nuovo, questa è una delle riforme, anzi è un problema di relazioni industriali. In Italia i sindacati sono opposti a lungo a questa cosa, in parte forse anche la Confindustria, questo va cambiato, perché noi abbiamo un sistema di relazioni industriali che non è moderno, non fa crescere le aziende. Non fa crescere le aziende. Le aziende brave, certo, le aziende che possono, quelle meritevoli, che possono assumere, possono remunerare di più. Allora, dopo andiamo a toccare anche questo tasto con riferimento alla Germania. Ale, mi chiedevi la linea, vai. Marco, un breve messaggio di Luca da Arezzo, che va controcorrente rispetto ai soliti messaggi. Dice, tutti a sparare sull'euro e a parlare di uscire dalla moneta unica, ma non si rendono conto che senza euro noi italiani saremmo falliti su tutti i fronti da un bel pezzo? E poi fa un riferimento a tutti i problemi italiani noti, criminalità organizzata, corruzione, pubblica amministrazione. Qui c'è una delle tante falsità che lei racconta, cioè con l'euro, senza l'euro l'Italia sarebbe stata più ricca. Sì, tra l'altro questo dibattito sull'uscita dell'euro è finito il giorno dopo le elezioni, perché poi tutti sappiamo, secondo me, anche chi lo proponeva. Però gli euroscettici non sono andati così male, No, capito, ma la discussione, no? Faccia caricare le armi, aspetti, faccia fare i gruppi affari. L'Italia, no, Farage è fuori dall'euro, ma l'Italia è l'unico paese dove c'è stato un dibattito così assurdo sull'uscita dall'euro, ma il giorno dopo nessuno ha più parlato, non ne sento parlare nei dibattiti, si ricercano altri accordi in questo momento abbastanza più complessi a livello europeo, però era un'assurdità. L'affermazione della Le Pen è molto importante, in Italia seppur Le Pen, lei, chi ascoltava i dibattiti in Francia, lei diceva io voglio tornare al franco così svaluto e frego tutti gli altri. È quello che dicono in Italia, torniamo esatto, alla noi freghiamo, loro fregano noi freghiamo loro e poi loro, cioè, però non è elegante, però è tutta la rincorsa. No, per cercare a chi si frega di più. E dove finiamo? Finiamo come negli anni 30, alla fine la grande crisi è successa per questo, alla rincorsa, alla svalutazione.
Allora, Ale, abbiamo trovato una storiella, non lo so, una barzelletta che viene attribuita proprio a Mario Draghi, vero? Sì, è stata diramata dall'economista di Morgan Stanley, Joachim Fels, che poi appunto l'ha raccontata, ed è questa, molto breve. Un uomo ha bisogno di un trapianto di cuore, il dottore. Posso darti il cuore di un bambino di 5 anni? Il paziente risponde, troppo giovane. Che ne dici di quello di un banchiere d'affari quarantenne? Incalza il dottore. Non hanno cuore. Un banchiere centrale di 70 anni? Beh, ottimo. E perché? Perché non è mai stato usato. Barzelletta che a quanto pare Mario Draghi utilizza molto soventemente. È possibile che Mario Draghi faccia ironia sul banchiere centrale senza cuore? Sì, non credo in pubblico, però in privato sicuramente. Beh, però sì. Ormai è diventato pubblico. Ma allora i banchieri centrali sono senza cuore? No, assolutamente no. I banchieri centrali hanno un compito molto difficile, che è quello di guardare al medio termine. Mentre la politica spesso guarda al breve termine, e dunque rincorre emozioni, promesse, a volte populiste. E invece il banchiere centrale deve a volte dire di no, deve ricordare che un'economia non cresce se rincorre l'inflazione di breve periodo, il debito pubblico, e dunque è visto senza cuore. Però poi nel lungo termine, se si va a vedere chi sono, no, le persone che poi hanno aiutato l'economia a superare difficoltà, ci si accorge che i banchieri centrali hanno fatto bene il loro mestiere. Allora, una telefonata, poi preparatemi il cartello 15, per favore, che abbiamo in linea pronto. Massimo, buonasera. Buonasera. Buonasera, dica. Io appartengo a quella generazione di giovani. Mi scusi, mi sta sentendo? Sì, la sento. Mi alzate un po' la cassa in studio anche per Binismo. Vai, pronto. Dunque, buonasera. Buonasera. Io appartengo a quella generazione di giovani che obiettivamente hanno sentito parlare di Adenauer, cioè di Gasperi, eccetera, ma eravamo troppo piccoli. Però abbiamo vissuto con entusiasmo la creazione del MEC. Sembrava per noi gli adolescenti di allora che aprisse il mondo, uno sbarco sulla Luna. Sì. Sono passati gli anni, obiettivamente abbiamo visto questa roba e sinceramente io, anche ormai diciamo, la cosa mi riguarda perché ho passato da poco, da molti 60, sono rimasto fondamentalmente deluso perché obiettivamente vedo tradite quelle che erano le nostre speranze e le vedo tradite, abbiamo venduto molto probabilmente la nostra integrità etnica per un piatto di lenticchie. So che la cosa non è molto bella. Perché sostanzialmente noi stiamo rinunciando alla nostra identità di nazione, stiamo rinunciando alla nostra moneta, però ancora non riusciamo, è vero per colpa nostra, dei nostri politici, tutto quello che vogliamo, per nostra pigrizia di aver scelto certi rappresentanti, questo torna a te, facciamo mai colpa, però sostanzialmente noi non, con il trattato di Maastricht non riusciamo ad avere niente. Oggi noi non abbiamo più niente. Ok, ho capito il concetto, però io rilancio la domanda ulteriormente. Il nostro telespettatore ci porta un portato molto comune in Italia, ma se fosse vero quello che lui dice, perché invece la Germania riesce ad essere autorevole, a esportare, ad avere i conti in ordine, a fare e a sfruttare meglio il fatto di essere in Europa di quanto non lo facciano altri paesi? Ah, perché noi abbiamo pensato, e forse... Cioè, la Germania non ha un problema di identità con l'euro? No, ma loro all'inizio dell'euro avevano 5 milioni di disoccupati. C'erano gli scioperi, hanno avuto il coraggio... Il grande malato. Era il malato dell'Europa. E hanno avuto il coraggio di dire, qui noi non stiamo funzionando, dobbiamo cambiare tutto. E ci è voluto una leadership, ci è voluto... grande sforzo, battaglie politiche sono cambiati, ma la Spagna sta cambiando. Cioè, la cosa che a me fa arrabbiare è che noi parliamo, siamo sempre vittime, ma ci guardiamo intorno, guardiamo i portoghesi, gli spagnoli, insomma, stanno uscendo dalla crisi, gli irlandesi, ma cosa c'hanno di più di noi? Cioè, noi ci lamentiamo e basta. Cioè, noi pensiamo che con la lira che si deprezzava avremmo mantenuto l'identità nazionale. Cioè, questo stiamo dicendo. Cioè, è questo che non... Cioè, questa dar la colpa al mondo che cambia e noi non possiamo più essere quelli di un tempo, ma è vivere fuori dal mondo. Il mondo sta cambiando, noi dobbiamo cambiare. E non è che il fatto del trattato di Maastricht, della globalizzazione, queste sono cose che sono avvenute intorno a noi. Noi pensiamo che isolandoci dal resto del mondo avremo mantenuto una gloria. Sa chi pensa così? In Argentina, gli argentini pensano così. Gli argentini pensano che la globalizzazione è il problema di tutto, e infatti stanno ancora discutendo di
di riduzione del debito, e la povertà in Argentina sta aumentando. Per introdurre il cartello 17, cartello 15, le faccio una domanda secca, le chiedo una risposta altrettanto secca. Era il 2011, l'aprile del 2011, che il 2010 fosse andato abbastanza bene in termini di prodotto interno lordo, ce lo ricordiamo. Già nel 2011 però si vedono i primi segnali di rallentamento, sia della Germania, della Francia, dell'Italia. Il PIL sempre positivo, ma che qualcosa non funzioni si capisce. Il credit crunch inizia a farsi sentire forte, la crisi dei debiti sovrani c'è il problema Portogallo, c'è il problema Grecia, lei era lì e decidete di alzare i tassi di interesse all'1,50%. Mai decisione fu più improvvida di quella. Io non ho mai capito perché in nome dell'inflazione, che era al 3, ma non stiamo parlando, si poteva vedere che il problema era ben oltre l'inflazione, voi decidete di fare una manovra clamorosamente sbagliata. Dunque, se lei guarda tutti gli indicatori, sicuramente l'economia era in forte ripresa nel 2011 e l'idea era di riportare i tassi di interesse su livelli più normali rispetto ai livelli bassissimi dove erano stati portati. Il problema non è stato il rallentamento delle riprese, il problema è stato la crisi dell'euro che si è accentuata in aprile-maggio. La discussione sulla ristrutturazione del debito greco, lo scoppio della crisi finanziaria. Tra l'altro è quello che poi ha inciso anche sulle economie di altri paesi, però in Europa c'è stato il ritorno alla ma recessione. Ma voi avevate tutti i dati in mano. Noi avevamo tutti i dati e non c'è dubbio che per capire tra il 2010 e il 2011 l'economia stava ripartendo, l'inflazione era oltre il 3%, quella manovra di 0,25 non aveva inciso minimamente, si stava semplicemente cercando di mantenere le aspettative di inflazione ancorate. E dunque, tra l'altro, il primo aumento dei tassi non ho nessun dubbio, il secondo uno può dire già c'erano forse dei manovri quindi lei difende quelle due decisioni? La prima sicuramente sì. La seconda un po' meno. La seconda un po' meno perché la domanda che ci siamo fatti è: dobbiamo noi cambiare la nostra politica monetaria per un problema legato alla risoluzione del debito greco, che è un problema politico? E decidemmo di no. Forse col senno di poi, visto il dramma di quella ristrutturazione, però col senno di poi è sempre facile. Però non credo che questi siano errori drammatici, diciamo, di però è un segnale economica. Che si manda ai mercati. Lei sa tanto bene quanto noi il giovedì alle 13.45 aspettiamo la decisione, noi come operatori, giornalisti economici finanziari, sì, aspettiamo come la manna del cielo la decisione della Banca Centrale. Decisioni cioè se la BCE alza i tassi... Hanno delle reazioni perché sono delle decisioni molto mediatiche che hanno un impatto, ma poi queste decisioni vengono digerite dai mercati, vengono riassorbite... E si guarda sempre una prospettiva di medio periodo. E allora, al medio periodo ci arrivo, leggo ancora qualche messaggio. La Germania e gli altri paesi politicamente sono molto meno sporchi di noi. Marco da Vimodrone, vediamo un po'. Qui dice, Binismaghi dice, a mio parere mezza verità, è un economista teorico ma l'economia è reale, è un'altra cosa. Va male perché ci sono troppi ladri, cioè l'economia va male perché ci sono troppi ladri, dice il telespettatore. Mi spiegate cosa intendete per flessibilità? Se ne parla molto ma non si arriva mai a capire, per favore spiegatemelo. Beh, flessibilità su mille cose. Può essere per il lavoro, eccetera. Binismaghi, andiamo indietro. Io non sono un economista teorico. Se vuole rispondere allo schiaffo del telespettatore, guardi, può. No, perché alla fine uno si confronta con la realtà, con i dati, e quando lui dice la corruzione, ma questo vuol dire. In Italia il problema della corruzione viene poi presentato sui giornali quando ci sono gli scandali, però ci sono economisti seri che da anni dicono che uno dei problemi di questo paese è anche la corruzione, che fa sì che le opere pubbliche costano molto di più, certo, che in altri paesi. L'evasione fiscale. Inefficienza in generale. Questa inefficienza, vuol dire, ci sono economisti seri che analizzano queste cose molto concrete. E penso di far più parte di questa serie di economisti che di altri, appunto. Però questo è un po' un problema. In questo paese ci si accorge dei problemi solo quando scoppiano in modo drammatico. Allora, le faccio vedere queste dichiarazioni. Cartello 15, me lo mettete in onda per favore, così non svelo neanche troppo e lo commentiamo insieme. Allora, quel signore lì è Paul Krugman, 1998, Binismaghi,
Il pericolo chiaro, e questo mi è stato segnalato da Alberto Bagnai che ci sta guardando, docente anti-euro, anti-Europa, adesso mi ucciderà perché sono andato un po' col falcetto nella sua descrizione, ma questo è. Il pericolo chiaro e presente è che l'Europa diventi giapponese, scivolando inesorabilmente in deflazione. Così quando i banchieri centrali alla fine decideranno di allentare la tensione, sarà troppo tardi. Io ho tradotto un po' così. Razza sottile quelle degli europei, e questa volta potrebbe essere che si sono schiacciati da soli in un angolo molto stretto. Ma è sbagliato. Perché è sbagliato? Ma vuol dire, fino al 2007 l'Europa ha creato più posti di lavoro degli Stati Uniti e non era certo in deflazione. Ma parliamo di oggi. No, questa è la dichiarazione del 98. Dunque, per i primi 10 anni di euro sicuramente ha sbagliato. Poi c'è stata la crisi, che l'Europa abbia gestito la crisi male, questo non c'è dubbio. Oh, questo mi sembra un tema. Perché dice? Prima mi ha detto che le banche centrali europee hanno certo fatto. Perché mi dice è stata gestita male la crisi? È stata gestita male nel senso che l'Europa. Ci abbiamo guadagnato, ha detto. No, aspetti, ci sono tanti pezzetti. Ci sono tanti pezzetti. Okay. Diciamo, sicuramente poteva andare molto peggio. Il problema è che l'Europa ha affrontato questa crisi senza alcuni strumenti, ha dovuto creare gli strumenti del salvataggio durante la crisi, e questo è stato molto più costoso. Per esempio, l'unione bancaria, abbiamo creato l'unione bancaria, se l'avessimo avuta 5 anni fa non avremmo fatto quello che hanno fatto gli Stati Uniti, per esempio. La differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa nel modo in cui hanno gestito la crisi bancaria: gli Stati Uniti hanno preso le banche e le hanno mezze nazionalizzate, tutte, poi hanno fatto gli stress test, hanno valutato se le banche erano sane o no, e poi hanno dato tempo alle banche per restituire soldi ai contribuenti. Operazione molto difficile politicamente, i repubblicani poi hanno perso le elezioni, però negli Stati Uniti hanno fatto in modo molto efficiente. In Europa, dove non c'era l'unione bancaria, ogni paese ha fatto le sue analisi, paese per paese, alcuni hanno nazionalizzati, altri no. Alla fine abbiamo avuto il credit crunch. Ma lei, proprio perché manca anche l'unione politica europea, lei è d'accordo sul fatto che non è pensabile che un'autorità bancaria centrale come la Banca Centrale Europea possa decidere i tassi di interesse per tutta l'area europea con una media di inflazione europea, con paesi tanto diversi tra loro? Sì, i paesi sono diversi tra di loro, c'è stato un processo di convergenza, poi c'è stato uno shock come quello della crisi, che sono shock che avvengono una volta ogni secolo sostanzialmente, e non c'è dubbio che in una crisi come questa la politica monetaria non può risolvere tutti i problemi. Dire, l'inondazione di liquidità che c'è stata in Europa, per esempio, sicuramente in Germania viene vista come eccessiva, no? Invece nei paesi del sud Europa dice forse ne vorremmo di più. Certo. Ma il problema cos'è? Che la politica monetaria non può risolvere, parlavo delle banche prima, c'è stato un problema di sottocapitalizzazione delle banche, perché le banche sono state considerate da molti che tutto andava bene, no? Quante volte abbiamo sentito? Come? Le nostre banche hanno superato la crisi meglio delle altre. Per quanto tempo l'abbiamo sentito? Certo. Fino poi a scoprire che invece. Per cui c'è stata una visione della crisi provinciale. Ogni paese guardava al suo angolino invece di guardare alla somma di tutto. E la Banca Centrale Europea era l'unica forse che aveva la dimensione globale, ma non aveva gli strumenti. Diceva ognuno: guarda, dovevi fare la ricapitalizzazione del sistema bancario, devi fare le riforme. Però questi poteri sono rimasti ancora ai singoli paesi. Comunque siamo d'accordo che era un'Europa totalmente impreparata ad uno shock. Ma l'Europa è stata creata nell'ipotesi che le crisi non sarebbero mai avvenute. Certo. Senta, voglio fare un passo ulteriore, abbiamo 5 minuti, vado molto veloce. C'è un punto del suo libro che però non mi convince per niente. Lei, tra le tante false verità, dice non è vero che l'Europa è germanocentrica, e fa dei ragionamenti però, a mio giudizio, puramente numerici. Dice che la rappresentanza in Banca Centrale Europea della Germania è pari a quella degli altri paesi, e poi porta tutta una serie di esempi. Qui, secondo me, è come sostenere questo, è come dire che un'altra squadra che non sia la Spagna non può giocare il tiki-taka se non ha o un allenatore o dei giocatori spagnoli. Non è vero, si può giocare il tiki-taka anche se hai una squadra tutta di italiani, tutta di iraniani. Sì, poi perdi però. Probabilmente si può perdere, ma non è prevedibile. No, ma il problema. Allora, il problema. Cioè, che ci sia una forte impostazione germanocentrica anche della stessa Banca Centrale Europea, che nasce anche nel suo statuto da quello che era l'obiettivo della BUBA, cioè della Bundesbank, è vero. Guardi, prima dell'euro la Germania contava molto di più di ora.
prima dell'euro le banche centrali della maggior parte dei paesi aspettavano di guardare la decisione della Bundesbank per poi fare la stessa cosa. Il marco schiacciava il resto dell'Europa. Tra l'altro con i mercati integrati, un sistema finanziario integrato, avremmo tutti adottato il marco. E le decisioni sarebbero state prese tutte dai tedeschi. Ora i tedeschi sono 2 su 24. In varie occasioni, lei incluse presente, io presente, sono andati in minoranza. Non gli piace la politica monetaria. Se lei legge i giornali tedeschi, vede delle critiche durissime a Draghi e alla BCE. Dicono i tassi sono troppo bassi, i nostri risparmiatori come fanno con dei tassi di interesse così bassi a preservare i loro patrimoni? Dunque bisogna leggere e guardare l'Europa da vari punti. Forse, come diceva qualcuno, se io sono in mezzo non sbaglio poi così tanto, perché ho le critiche dell'uno e dell'altro. Però di nuovo la politica monetaria non risolve il problema. Ma questa non è la conferma che l'Europa è fallita? Cioè se in Germania il ragionamento è ma questi tassi di interesse sono troppo bassi, io devo guardare... No, ma il problema c'è anche in Italia. Dov'è la solidarietà di cui parlava Peppino all'inizio del... Pinuccio, come diavolo si chiama, mi scusi, non me lo ricordo. Pepino! Oh, all'inizio della trasmissione. La solidarietà... Non c'è nessuna solidarietà. La solidarietà sta nei quei 44 miliardi che l'Italia ha dato agli altri, che la Germania ha dati molti di più. E tanti altri paesi hanno dato per evitare il fallimento. Ma cosa sarebbe successo se paesi come la Spagna o il Portogallo fossero falliti? Sarebbe stato un dramma enorme. E sarebbe saltata per aria l'Europa. E sarebbe saltata l'Europa. E lì veramente sarebbe saltata tutta la solidarietà. Cioè noi guardiamo sempre al bicchiere, no, che è ancora da riempire, che stiamo riempiendo piano piano. Però qui c'è, vuol dire, un sistema che ha tenuto, e l'Europa rimane l'economia principale del mondo, la più grossa esportatrice. Poi è chiaro che c'è la politica anche, e ci sono dei vuoti politici. Senta, non c'è oggi dubbio c'è che stata... manca... Ale, poi prepara Padoan, per favore. Voglio un commento, un'interpretazione autentica da parte sua. Oggi c'è stata questa apertura della Merkel, tramite il suo portavoce, ad un allentamento del patto di stabilità europeo, che è stata accolta da molti quotidiani, da molti giornali online che si occupano di economia e di finanza, a mio giudizio con un'eccessiva enfasi, perché la Merkel già nel 2013, parlando proprio dell'Italia, aveva detto sì ad un allentamento. Certo. Vede però che c'è una subalternità alla Germania. Se l'ha detto, l'ha detto la Merkel, se l'ha detto la Merkel, ma tutto va bene. Però la Merkel è uno dei tanti. Ma il problema non è la Merkel, siamo noi che siamo provinciali. Cioè, io non ho questa sudditanza, non avevo questa sudditanza nei miei confronti dei miei colleghi tedeschi, perché uno si mette alla pari e poi dice io ti do questo, tu mi dai quest'altro, perché cerchiamo tutti un obiettivo comune. Cioè l'Italia aiutò la Germania nel 2003, io ero al tesoro italiano, aveva un problema di rientro del disavanzo, doveva fare delle riforme e chiese più tempo in cambio di riforme. E gli fu concesso. E di cosa stiamo parlando oggi? Della stessa cosa. E la Merkel cosa dice? Ma ve lo concedo anch'io. L'unica cosa cos'è? Che la Germania la fece le riforme. E dalla malato d'Europa è diventata... Il numero uno in Europa. La numero uno. La numero uno in Europa. Ale, per favore, Padoan. Riccardo Padoan, proprio sabato, a margine dei festeggiamenti del 240esimo della Guardia di Finanza, è tornato a parlare dell'importanza di intervenire sull'elevata pressione fiscale, che da un lato è d'ostacolo al raggiungimento dei ritmi di crescita e dall'altro va a penalizzare quelli che sono i contribuenti onesti. Come farlo? Padoan è tornato a parlare dei decreti attuativi della delega fiscale e poi ha ricordato quelli che sono stati i maggiori successi della Guardia di Finanza in tema di recupero dell'evasione dei capitali portati illecitamente all'estero, ma anche di quelli della criminalità organizzata, che se vuoi Marco ricordiamo, ma credo abbiamo poco tempo. A poco tempo. Certo è che dal ministro Padoan ci si aspetta forse non a questo punto solo una frase, un buon proposito, perché lo sappiamo tutti, anche un bambino che fa l'elementare, che bisogna abbassare le tasse, ma forse ci dica come si abbassa, perché il foglio del come, se lo ricorda, no? Nell'imitazione di Crozza, il foglio del come. L'ultima domanda, rapidamente, vedremo mai, perché questo è indiscutibile, una banca centrale europea che ha le stesse caratteristiche e gli stessi poteri delle altre banche centrali, cioè stampare moneta senza tutta quella fatica che Draghi ha dovuto fare per inventarsi il whatever it takes? Guardi, è una delle false verità. La perché banca centrale europea verità? Ha tutti gli strumenti delle altre banche centrali. È la struttura del mercato finanziario europeo che è diverso. Il sistema bancario europeo si basa sulle banche, dunque la banca centrale finanzia le banche, mentre negli Stati Uniti e in Inghilterra è un mercato di capitali e dunque acquista titoli di Stato. Poi
Draghi dimostrerà che si può anche acquistare benissimo titoli sul mercato, è un po' più complicato, però si può fare. La Banca Centrale Europea non ha nessun problema di questo tipo, infatti il bilancio della Banca Centrale Europea è aumentato anch'esso, come quello della Banca Centrale Americana. Dunque anche lì è una falsa, è un mito che non si possono fare quelle cose. Quindi non è vero che la BCE non è un prestatore di ultima istanza? È un prestatore di ultima istanza. Con modalità diverse, ma delle banche, non degli stati. Ma la Federal Reserve non è prestatore di ultima istanza degli stati, dello stato americano, non lo è. Assolutamente no. Lo decide, se decide di comprare titoli di Stato, decide di comprarli per stimolare l'economia, per evitare la deflazione, stessa cosa può fare la Banca Centrale Europea, assolutamente. Ma non è certo che c'è una situazione come quella pre-1981, cioè se lo Stato americano ha un problema di finanziamento che la Banca Centrale deve comprare i titoli perché sennò si va alla bancarotta, quello è nello statuto della Fed, non lo può fare. Stessa cosa la Banca d'Inghilterra, non possono intervenire per salvare lo Stato. Chiaro, allora vado a leggere gli ultimi messaggi, poi la saluto. Strozzini legali le banche, dice un telespettatore, solo questo. Il problema dell'Europa è che nei momenti importanti non decide mai niente e i singoli, vedi Francia, decide di farci la guerra attaccando la Libia e gli interessi economici italiani, eccetera, eccetera. Esiste ancora qualcuno a chi crede alle bugie degli economisti? Vedete un po', vediamo un po', esiste ancora qualcuno che crede, l'abbiamo già letta. Domandategli come fanno paesi diversi ad avere tassi di inflazione uguali, visto che essa dipende anche dal mercato del lavoro, Danilo da Prato, che è un po' quello che le chiedevo. Sì. Come può una stessa banca centrale decidere i tassi su inflazioni completamente diverse di paesi totalmente diversi? Sì, ma non sono totalmente diversi. Beh, oddio, la Grecia però, non è certo, la Germania. La Grecia non è la Germania. C'è un processo di convergenza, c'è anche un processo di ammodernamento, cioè l'economia europea si è sviluppata in una certa direzione e poi si è visto che alcuni mercati del lavoro non funzionano. E allora cosa si fa? Si deve cambiare la politica monetaria o si deve cambiare il mercato del lavoro? Forse si deve cambiare il mercato del lavoro. In Germania hanno la disoccupazione giovanile è il 7%, in Italia è il 50%, beh, forse non è che è una questione di tasso di interesse, no? Certo, forse c'è un problema di politica e di riforme. Sì. Ok. Dimmi. Ultimissima domanda, Schiavo, se mi consente. Vai. Agnese da Prato, in uno scenario in cui alcuni paesi europei si trovassero a indire referendum per uscire dall'euro, l'Europa rispetterebbe il volere popolare? Questo lei ne parla nel libro, sì, vero? Del referendum. Ma guardi, io il problema è che se si andasse a un referendum e si ponesse la domanda giusta, cioè voi i vostri risparmi li ponete in una moneta solida o in una moneta... Grazie, è così, è troppo facile. Ma in Grecia così è stato. Alla fine i greci, nonostante tutto, hanno detto noi rimaniamo nell'euro. Vero. Noi rimaniamo nell'euro perché i nostri risparmi e il futuro dei nostri figli stanno in Europa. Non stanno da soli in un'isola. Per voi in euro o in una moneta che sarà svalutata? Del ma certo, perché l'obiettivo di svalutare qual è? Di creare inflazione, cioè di distruggere il risparmio. Cioè questo non lo raccontano molti amici che ci ascoltano, come diceva lei. Però questo è l'obiettivo, no? Quindi lei dice, se posta bene la domanda, come la pone lei, ma sì, il risultato... Ma poi, prima di quel referendum... Quanti migliaia e milioni di cittadini italiani preoccupati andrebbero in banca per ritirare i soldi e magari portarli... Certo, certo. Va bene, devo chiudere, siamo già fuori di 4 minuti. Lorenzo Binisbaghi, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie Ale. Buonasera Marco e a domani. A domani, ci vediamo domani, 22:30 puntuali, lo schiaffo, vi aspetto a domani. Arrivederci, buona serata. Io vi vedo entusiasti. We got a CIA station just up the road. Martin Scorsese e Diego Armando Maradona. Stay hungry. Ma lei è fuori di testa. Stai qui, sono tutto il mare di vento, questi pensano solo i cazzi loro.